Allora, io provo a cominciare chiedendo ancora una volta a voi che siete in piedi lì di tenere un tono di voce più basso possibilmente. Allora, questo ultimo incontro è sul tema ricchezza e povertà e abbiamo con noi Carlo Borgonomeo e Don Virginio Colmegna. Io dico due parole di introduzione, partendo anche dai due ultimi libri che Don Virginio e Carlo hanno scritto. Carlo Borgomeo è il presidente della Fondazione Con il Sud, che è una fondazione che si occupa di infrastrutturazione sociale, promuove, sostiene, accompagna lo sviluppo di attività, di iniziative in gran parte gestite e promosse dai soggetti del terzo settore nel Mezzogiorno, nel Sud, Fondazione Con il Sud, quel con che è un recente cambiamento nella definizione del nome della fondazione indica questo obiettivo di accompagnamento allo sviluppo di capitale sociale, di cittadinanza attiva nei territori del Mezzogiorno. Ma Carlo ha anche avuto una storia personale particolare perché è stato protagonista e testimone di una serie importante di interventi, di iniziative, di intervento pubblico, di costruzione e gestione di dispositivi pubblici tesi allo sviluppo, alla crescita economica del Mezzogiorno. Questo suo ultimo lavoro è la testimonianza, il racconto in presa diretta di chi ha vissuto appunto da protagonista e testimone questo parte importante di questo percorso, di quello che è stato ed è la storia dello sviluppo del Mezzogiorno e di quali sono, dal suo punto di vista, gli insegnamenti, le lezioni che da questa lunga esperienza possiamo trarre per affrontare e rileggere in qualche modo il tema e l'obiettivo della crescita, dello sviluppo del Mezzogiorno. E questo è il punto di vista, lo sguardo col quale affronteremo con lui il tema ricchezza e povertà. E Don Virginio invece ha un'esperienza per molti aspetti completamente diversa da quella di Carlo Borgomeo. Territorialmente diversa, Don Virginio è stato direttore della Caritas Ambrosiana con Cardinal Martini, attualmente presidente della Fondazione Casa della Carità che Martini ha voluto prima di lasciare la diocesi, prima di lasciare Milano. Tutta la sua esperienza di vita e di fede è nel solco da una parte dell'insegnamento e della lezione martiniana, dall'altra delle esperienze di accoglienza delle persone in difficoltà. La Caritas Ambrosiana, chi di voi conosce il mondo della solidarietà organizzata nel nostro paese, è da sempre uno dei punti di riferimento dell'arcipelago, del no profit, del terzo settore, un punto di riferimento importante. Don Virginio è stato anche vicepresidente del CNCA ai tempi di Don Luigi Ciotti e quindi il suo sguardo è uno sguardo di un uomo di fede, impegnato direttamente come operatore nei servizi territoriali in quell'esperienza. Il suo libro racconta che cosa è questa scelta. Il libro è Ora et Labora, il motto benedettino, edito da Chiare Lettere, e racconta di questa esperienza, dello spirito soprattutto col quale Don Virginio la vive, sia dal punto di vista della fede, sia dal punto di vista più complessivamente umano. Dicevo prima, chiacchierando con lui, la parte che più bella, quella che mi è piaciuta di più di questo libro è quella nella quale lui in qualche modo dichiara la fragilità, diciamo, di sé, della propria esperienza di fronte al mistero del dolore e di come la fede in qualche modo accoglie e può, di fronte al dolore, cercare di fornire una qualche risposta. Queste sono le pagine, secondo me, più intense e più belle di questo suo ultimo libro. E questa chiacchierata si svolgerà così: io farò delle domande, due o tre cicli di domande molto brevi, ai quali chiedo anche la stessa brevità di risposta ai miei interlocutori, 10 minuti ciascuno, e se poi abbiamo tempo e modo, se c'è qualcuno di voi che ha voglia di fare qualche brevissimo intervento, vediamo di dedicare la parte finale ai vostri interventi. La prima questione che vi voglio porre è questa. Preparando questa chiacchierata di questa sera ho riguardato alcuni dati di una recente pubblicazione della Banca d'Italia
sul tema della ricchezza e della povertà, sul tema della ricchezza delle famiglie italiane. E in questo lavoro mi hanno colpito soprattutto tre dati. Il primo, negli ultimi 20 anni la forbice nel nostro paese, in Italia, tra le famiglie che stavano peggio 20 anni fa e quelle che stavano meglio si è progressivamente allargata. Cioè nel periodo in cui noi ci avvicinavamo alla crisi e poi negli ultimi anni entravamo nel pieno della crisi economica e finanziaria, la diseguaglianza tra le famiglie ricche e le famiglie povere nel nostro paese è aumentata. Questo è un dato che mi ha colpito perché indica perlomeno il fallimento delle politiche pubbliche di redistribuzione, di contenimento appunto delle povertà. E dentro questo processo, dentro questo fenomeno c'è un sottofenomeno ancora più interessante. Progressivamente in questo arco di tempo i patrimoni, la ricchezza nel nostro paese si sono progressivamente spostate in maniera significativa verso le classi di popolazione più anziane. Quindi non soltanto ci si è allargata questa forbice, ma i giovani, le classi di popolazione più giovani rispetto a quelle più anziane sono andate progressivamente impoverendo, che è un dato, adesso potremmo anche qui dire tanto, ma chiedo a voi anche di commentarlo, che è un dato, ma è un indicatore chiaro di un paese che ha uno sguardo perlomeno mio, questo è il minimo che possiamo dire rispetto al proprio futuro, nella misura in cui investe pochissimo sui giovani. Infine, il terzo dato che mi ha colpito negativamente di questa lettura, e che è una caratteristica antica del nostro paese, che ancora una volta la mobilità sociale è debole, è bloccata. Cioè, ancora oggi chi nasce in una famiglia povera ha serie di probabilità di restare povero, e viceversa invece appunto chi nasce in una famiglia ricca ha molte più opportunità di sviluppare la propria autonomia, la propria identità, la propria professione. Quindi abbiamo ancora oggi una scarsissima mobilità sociale in questo paese. Sono tre dati molto negativi che ci interrogano su che cosa è ricchezza e che cosa è povertà oggi in Italia, e che chiedo a voi di commentare, iniziando da te, da Carlo, iniziando da te Carlo. 10 minuti. Grazie, ci metterò meno di 10 minuti, perché penso che questi dati che sono stati ricordati suscitano una reazione prevalente, almeno in me, e cioè che sono dati dei quali non si parla. In questo paese c'è adesso, ovviamente, un grande richiamo al fatto che stanno aumentando i poveri, siamo bersagliati da messaggi drammatici, oggettivamente drammatici. Ieri uno che ci ricordava che il livello di consumo delle famiglie è tornato a quello di 25 anni fa, è un continuo ricordarci che la crisi morde, fa male, mette in difficoltà. Sono pochissime le volte che qualcuno ci ricorda i dati di cui abbiamo parlato, che sono accelerati dalla crisi, ma sono frutto di una politica, di un paese impostato in maniera sostanzialmente diseguale. Perché la concentrazione di questa rappresentazione per cui il reddito e la ricchezza, praticamente il fenomeno che è successo, sono aumentati i poveri, si è un po' sgonfiata la classe media, ma sostanzialmente il processo più interessante è che verso l'altro, cioè l'alto, c'è una concentrazione di ricchezza. Prima questione. Seconda questione, che è collegata sulle altre questioni, il patrimonio ai vecchi, la stessa alle fasce più anziane, la scarsa mobilità, è lo stesso fenomeno sostanzialmente, un paese immobile, queste cose le siamo dette. A me interessava mettere in risalto che nella crisi ci sono due elementi che non vengono denunciati con la dovuta forza. Il primo è quello che dicevo. Quante volte sentiamo ricordarci, quante volte la politica ci ricorda e si ricorda che c'è questa enorme, drammatica contraddittorietà, cioè la forbice aumenta, la crisi non è uguale, è diseguale, è asimmetrica. La seconda questione che è collegata è quella del fisco. Parliamo del fisco, secondo me, per alcune clamorose sciocchezze
come le ultime che sono state fatte, ma ci dimentichiamo che un principio fondamentale della imposizione fiscale in tutti i paesi, diciamo, normali è la progressività, cosa che in questo paese non se ne parla proprio più. Quando si parla di fisco si parla di lotta all'evasione, che va bene, si parla di altre cose che vanno bene, si parla del fatto che bisognerebbe abbassare la pressione fiscale, il che va bene, non si parla mai del fatto che il nostro sistema è poco progressivo. Allora dice che c'entra nella crisi, infatti c'entra poco, però i dati che sono riportati, intendiamoci, ricordiamoci, sono dati che sono stati aggravati, resi più drammatici, per certi versi più evidenti, ma sono dati strutturali del nostro sistema che riportano a diseguaglianze consolidate. È una scarsa cultura dell'eguaglianza. E guardate che può sembrare strano che io faccio questo richiamo al fisco. Diciamo, è diventato strano in questo paese, il fisco è una leva fondamentale. Quando diciamo nei linguaggi economici, quando si parla di politica fiscale, non si intendono le tasse, si intende il ruolo pubblico verso l'economia e lo sviluppo. Noi abbiamo una tradizione lunga ormai in cui il tema della progressività è praticamente scomparso, che invece è un principio fondante in tutte le democrazie. Quindi rispetto a queste cose la mia reazione è bisognerebbe, anche tenendo conto di una crisi così complessa di tante cose, la disoccupazione, i poveri che aumentano, non dimenticarsi che ci sono alcuni dati strutturali che questi dati confermano, nel senso che la crisi li ha accentuati e resi più drammatici. Sì, anch'io brevissimo su questo, ma con una premessa concordando molto con quanto è stato detto. Beh, innanzitutto il fatto che noi parliamo di povertà come se fosse un fenomeno generico di carattere sociologico. Sembrerà scontato, ma qui c'è un urlo. Dietro la povertà ci sono i volti, le storie delle persone. E quindi l'approccio culturale va rotto qualsiasi tipo di schema assistenzialistico, ma lì vi è una domanda di giustizia, di cittadinanza, che è estremamente importante. Quindi il problema della povertà è un problema di cittadinanza, è un problema di giustizia sociale, è la sfida, è l'inquietudine che arriva di fronte a un sistema ingiusto. Quindi è la molla, non è accanto, sul quale si deve riversare qualche attenzione che nessuno mette in discussione. Dovrebbe essere il punto di partenza delle strategie, degli orientamenti strategici, culturali e politici. Questo è un nodo molto importante, perché non stiamo parlando anche quantitativamente di situazioni poche. Il 10% possiede la stragrande maggioranza e i poveri stanno recuperando, stanno mangiando continuamente anche situazioni che prima erano, se non di povertà, ma comunque di normalità. Quindi il tema della povertà è un urlo che entra dentro nelle dinamiche e spesso viene accompagnato invece da retorica di accompagnamento e non di riflessione. Questo è estremamente importante perché la sfida è più importante. Cito l'ultimo che diceva Luca, che credo sia importante. Al di là del fisco, del mole, è chiaro che c'è un problema di ridistribuzione e di progressività e di ridistribuzione, di ricreare le condizioni. Anche perché la povertà assume adesso il volto evidentemente di una povertà economica, certo, ma che trascina con sé la povertà delle solitudini, della sofferenza, la povertà relazionale, il disastro rispetto ai temi di cura, che evidentemente sono sempre sofferenti, il tema degli anziani evidentemente diventa un tema pesante in un certo tipo di organizzazione sociale. Allora, di fronte a queste dinamiche noi dobbiamo rovesciare le prospettive. Io ho sempre molta preoccupazione dell'intravedere la questione della povertà dei poveri come un fatto economico da descrivere, sul quale sviluppare protezione civile, assistenza, rigurgiti di bontà. Nel mio libro parlo del marketing della bontà o dei poveri come cavie dei tanti esperimenti di bontà episodica. Intraviene è la trasversale, è l'asse portante di qualche cambiamento, di qualche inquietudine che deve arrivare, perché gli scandali ci sono. Sono scandali che non fanno neanche più venire i brividi, perché quando una quantità entra dentro ad assorbire così tante ricchezze e vi è l'idolatria rispetto al consumo,
che poi incide a tutti i livelli, noi dobbiamo avvertire che non stiamo parlando semplicemente di uno scenario lontano da osservare, è uno scenario che entra dentro nel modo di pensare, di vivere. L'approccio culturale, per me cultura vuol dire approccio politico, culturale, se volete anche spirituale, che è dentro profondamente, rende la questione, l'asse della povertà come una problematica fondamentale. Il tema delle disuguaglianze allora è un tema di scandalo. Citavi i primi dati, ma noi siamo abituati a dirlo, siamo abituati a dire che c'è una differenza tra chi ha pensioni alte e chi ha pensioni... Li isoliamo continuamente anche nella, se volete, nell'aggressione anche verbale, però sono lì, non ci sono alcuni cambiamenti. Allora li rivediamo, perché poi la povertà trascina con sé una marginalità, trascina con sé elementi di corruzione, di disgregazione sociale. La povertà fa parte di una domanda vera di sviluppo, qualcuno invece sembra che sia un'altra dimensione. La povertà trascina con sé la frammentazione, la disgregazione, investe a tutti i livelli. Lo dico nella città di Milano, ma la vedo, se poi diamo l'orizzonte mondiale. Il fenomeno migratorio interviene. Allora ci rendiamo conto dell'attrezzatura culturale che abbiamo, che è estremamente fredda. Interroga anche e inquieta anche dal punto di vista dello statuto ideale delle persone. Oggi ho visto, partecipando all'inizio alla lezione, Canfora, si parlava molto di libertà, giustizia, sul tema anche della rivoluzione francese. La parola fraternità ritorna. Fraternità qui significa, che tra l'altro è uscito anche un libro di Pizzolato molto importante e significativo, che fa intravedere che era l'anima della cultura personalista che ha segnato anche la Costituzione. Fraternità significa che non stiamo parlando di poveri, stiamo parlando di persone che convocano a sé un bisogno di bene comune, di fraternità, di inclusione sociale. E questa allora è la dinamica fondamentale. Rompere l'assistenzialismo e il pietismo è fondamentale, perché altrimenti c'è una separazione. E allora la diversità di capitali, di risorse, è scandalo. Se è scandalo, deve segnare le inquietudini culturali, ma le scelte prioritarie, che entrano anche negli stili di vita, entrano anche nella modalità di rapportare quantità, sulle priorità di far da portare, sui dibattiti, sulle centralità, in un paese che si sta accorgendo dove è diventata un certo tipo di ricchezza esposta. C'è stata una trasmissione che ha fatto intravedere qual è la ricchezza di lusso che abbonda a certi livelli, dove i consumi stanno sempre nel lusso, non in crisi. Queste sono dimensioni che devono entrare continuamente. L'altro dato della progressività è certamente importante. Le politiche devono ricostruire progressività e giustizia. Allora il tema della solidarietà è la solidarietà redistributiva. Se non intacchiamo a questo livello, noi possiamo avere un grande filone, lo dico evidentemente, di assistenza, di intervento, di sollecitazione, che mette in moto l'inquietudine di ricerca. Io dico che quando si moltiplicano, dopo lo diremo magari anche nel corso del dibattito, si moltiplicano poi gli interventi anche di natura di mobilitazione della società civile, perché c'è un interrogativo che si avverte, c'è dentro anche un grande bisogno di cambiamento sociale. È ora di finirla, di pensare che parlare di povertà è accanto ai temi economici di sviluppo. La povertà entra dentro come dinamica di cambiamento culturale, orientamento, che vale per l'istruzione. Abbiamo chiuso prima il dibattito, adesso sull'istruzione, sulla partecipazione, entra come asse fondamentale. Prima di passare all'altra domanda, una cosa che mi è venuta in mente ascoltandoti adesso, ed un po' ne parlavamo anche prima nella chiacchierata, e c'è un aspetto che sorprende forse più di ogni altro, è, diciamo, la sostanziale indifferenza dell'opinione pubblica. Lo diceva anche Carlo prima, non ce ne accorgiamo, no? La sostanziale indifferenza dell'opinione pubblica rispetto all'urgenza del tema, per esempio, della diseguaglianza che si è sviluppata in maniera così significativa. Oppure, per guardarla da un altro punto di vista, a te caro, diciamo, la sostanziale indifferenza con la quale, per esempio, stiamo accogliendo i messaggi, le parole di questo Papa, di Francesco, che in un'altra epoca storica, non lontana da noi, 20 anni fa, probabilmente
avrebbero suscitato una reazione, questa io credo di poter dire, piacerebbe sapere come la pensi tu, una reazione nell'opinione pubblica ben diversa da dall'indifferenza che registriamo oggi, in questo momento. Ma beh, certamente non solo siamo sorpresi, ma vi è dentro un messaggio, perché poi i piccoli gesti hanno dietro un supporto anche culturale di cambiamento velocissimo. Noi evidentemente c'è dentro anche un sentimento di grande comprensione, poi avendo vissuto l'insegnamento di Martini e altro mi rendo conto evidentemente che c'è un respiro che si attendeva che entra velocemente. Ma il problema dell'assorbimento, perché quando si parla di questo nessuno mette in discussione questi principi, salvo poi dire però la vita è un'altra. Il nodo fondamentale è che Lampedusa, gli Astalier, io lo dico avendo lì immigrati, accogliendo anche persone, 130 persone che ho lì di 90 nazionalità, col permesso, senza permesso di soggiorno, in quanto persone altre, mi rendo conto, nel nostro centro di identificazione e espulsione di Via Corelli c'è stato Macelli l'altro giorno, sospensioni e altro, un Papa che va ad Astalli mettendo, rischiano di essere assorbiti, ma sono piccoli segni che hanno una grande portata che deve rimettere in discussione alcune modalità con le quali si rende, che devono entrare nelle dinamiche spirituali, culturali, che poi devono incidere anche sulle priorità della politica, e questa è assorbirli, lodare, metterla da parte e archiviarla. Il problema invece è invece essere qualche volta anche interrogarsi. È cambiato un po' il linguaggio dopo Lampedusa, questi clandestini sono diventati migranti. Però dopo i linguaggi contano ancora, ritornano. Da noi in Regione Lombardia è partita ancora l'altro giorno da un partito una mozione ancora sulle case popolari, contro gli immigrati. Si riparte perché poi su qui spesso si giocano le incrostazioni di consenso a fronte di una dimensione di carattere conflittuale. E io credo che il grande sforzo che si è fatto di questo tessuto forte di attenzione è il fatto che permette nella frammentazione di dare elementi di coesione sociale. E anche qui si rovescia la prospettiva, lo dico con un po' di passione. Si è pensato sempre che chi assiste i pari sono quelli che evidentemente non si pongono il problema della legalità e della coesione sociale. Invece questa coesione sociale sta in piedi se aumentano gli elementi di cittadinanza inclusiva, quindi è un grande apporto allo sviluppo e alla serenità sociale. Il secondo tema che affrontiamo riguarda un altro squilibrio strutturale del nostro paese, che è quello al quale è dedicato il libro di Carlo Borgomeo. E lo squilibrio, il divario tra il nord e il sud del nostro paese. Un tema antichissimo, nelle prime pagine del suo libro Carlo dice che è un tema che ormai si fa anche fatica ad affrontare perché ha stancato per quante volte è stato proposto e riproposto al dibattito pubblico, all'urgenza del dibattito politico in questo paese. Eppure spesso l'intervento pubblico in materia di sviluppo del Mezzogiorno ha riproposto alcuni di quelli che Carlo Borgomeo considera errori strutturali. Forse il più importante fra tutti quello di costruirsi a partire dall'offerta, cioè dalle caratteristiche dei dispositivi, delle politiche pubbliche. Chi lavora in questo settore intuisce a che cosa ci stiamo riferendo, e minuziosamente in questi capitoli di questo lavoro Carlo Borgomeo, anche con una capacità di narrazione molto, molto facile a leggersi, no? Che in qualche modo facilita la lettura, e la racconta e la descrive fin nei dettagli, avendo appunto avuto un ruolo di protagonista e testimone in alcuni passaggi chiari. E il compimento di questa riflessione è la consapevolezza che Carlo Borgomeo esprime nelle pagine finali di questo lavoro, che la risposta più importante al tema dello sviluppo del Mezzogiorno sta ancora una volta nella coesione sociale, che la coesione sociale è forse il fattore predittivo più efficace sul quale investire per puntare a ridurre lo squilibrio tra il nord e il sud del paese. E su questo lo sollecitiamo a raccontarci l'idea di fondo di questo libro.
Grazie. Naturalmente, diciamo, l'ora è tarda, siamo tra pochi amici, la faccio corta. Con questa affermazione, non vorrei che la questione della coesione sociale della comunità venisse vissuta come una questione da tenere nella dimensione etica. È importante anche questa, ma lo sforzo che io vorrei fare, che ho fatto nel libro, è cercare di dimostrare che invece è una questione assolutamente collegata allo sviluppo. E cioè la mia affermazione sulla base dell'esperienza è che lo sviluppo non determina coesione sociale, non ha come esito il fatto che le nostre comunità siano più civili. Lo sviluppo è determinato dal fatto che le nostre comunità siano più civili. Allora, questa sembra una cosa astratta, anche perché siamo stati tutti formati, me compresi, a pensare il contrario. Quando uno Stato, quando una società, quando un paese è ricco, sta bene, si può occupare, vogliamo dire, degli sfigati, dei poveretti, di queste questioni, ma bisogna prima accumulare, fare ricchezza e poi. Allora, a prescindere che questo modello giravoce che non abbia funzionato granché, un po' dappertutto, ma parliamo del nostro Sud. È 60 anni che andiamo avanti così. È 60 anni in cui il meccanismo politico nel nostro mezzogiorno è il seguente. Dimostrare che stiamo messi male, misurare il divario economico. La Svimez se lo ricorda puntualmente ogni anno, ci mancano 35 punti per pareggiare il centro-nord, bisogna eccetera. Prendere atto che l'obiettivo è troppo difficile, maturare una cultura diffusa nelle classi dirigenti, non solo politica, ma soprattutto politica, che il Sud non ce la può fare se non è aiutato, mettere in moto per tale via un enorme processo di deresponsabilizzazione collettiva e andiamo avanti così da 60 anni. Questa è la prima riflessione. Seconda riflessione, la Puglia, come voi sapete, è una delle regioni del Mezzogiorno che sta messa meglio. Dall'accento capirete che sono napoletano, col mestiere che faccio vedo molto sud, io vi dico che ci sono molti posti nel sud, forse non la maggioranza, ma ci sono molti posti nel sud nei quali sarebbe un grave danno oggi portare dei soldi. Perché? Perché non ci sa dove vanno, perché non c'è, come dicono gli esperti, la densità istituzionale minima per gestire le cose. Perché non c'è pubblica amministrazione, perché non c'è consenso tra la gente. Allora il punto centrale del quale dovremmo convincerci, ed è un punto tutto politico, se uno dovesse dire che libro è scritto, ho scritto un libro di politica, pur sostenendo nessuna tesi politica, ma il Sud c'è un deficit di politica enorme. E fare politica significa assumere un obiettivo diverso da quello che ha guidato la politica per il Mezzogiorno in 60 anni. C'è stato, come ricordava lui, un meccanismo per il quale si è deciso che il Mezzogiorno doveva avere un determinato sviluppo e c'è stato un predominio dell'offerta, era altrove che si decideva che cosa bisognava fare. Guardate, io non voglio sparare comizi a quest'ora, non ha senso, ma c'è stato un errore fondamentale nel decidere all'improvviso che il Sud doveva avere la grande industrializzazione. Dice, ma lo diciamo adesso tutti che c'è l'IVA? No, no, no. Negli anni 50, negli anni 60, c'erano molte posizioni che erano contrarie, che volevano uno sviluppo più dolce, che tenesse più conto delle responsabilità dei soggetti locali. Ma su questo io vi faccio solo un esempio. Voi siete pugliesi. Mi spiegate perché Lecce è la stessa Bari, anche se Bari è un po' più complicata da comparare come provincia, perché Lecce ha una propensione imprenditoriale e un livello di coesione sociale, per intenderci tra di noi, di relazioni sociali, migliori di Taranto e Brindisi, sono diversi antropologicamente, hanno una cultura diversa,
Semplicemente in quelle due province c'è stata una cultura dello sviluppo e un sistema di consenso istituzionale per cui lo sviluppo o era la grande fabbrica o non c'era. Laddove nei libri di sviluppo di economia, a pagina 1, c'è scritto che l'aiuto esterno ad un sistema economico debole è necessario, ma diventa utile a condizione che i soggetti locali siano in grado di percepire i fattori di sviluppo disponibili sul territorio, ancorché piccoli. Se i soggetti locali fanno questo, sono in grado di mettere a frutto i necessari aiuti esterni, altrimenti gli aiuti esterni non servono a niente. Allora, perché io dico, e finisco, che bisogna partire dalla coesione sociale? Perché altrimenti perdiamo tempo. Altrimenti il percorso dello sviluppo, che è fatto di soldi, ma è fatto di servizi, è fatto di centralità della persona, non funziona. Allora, ripeto, guardate che il punto decisivo in questo e che noi non siamo convinti, come ha detto benissimo prima Don Virgilio, e cioè quando uno fa questo ragionamento, diciamo, mi piace, un attimo dopo, quando scattano i momenti delle decisioni eccetera eccetera, tutto questo va fuori. E così siamo arrivati a un punto, io finisco sempre con questi ragionamenti, scusate la velocità e anche la schematicità, ma mi pare possibile che siamo ridotti noi meridionali a giudicare l'efficacia delle nostre regioni se hanno speso i soldi. Se aprite i giornali del sud, la guerra è a chi ha speso i soldi. La regione è quella lì, è più brava perché ha speso i soldi. Ma voi conoscete una famiglia, un'impresa, un organismo, un gruppo di amici che misura il suo ruolo se ha speso i soldi? A che cosa ci siamo ridotti? Senza cultura di risultato, senza cultura di coinvolgimento della gente. Allora, finisco e dico. La coesione sociale è la premessa dello sviluppo, è la condizione dello sviluppo. Questo vale in generale, per le cose che ho detto benissimo prima da Colmena, ma visto da sud è addirittura elementare. Allora lo volete chiamare come vi pare, il capitale sociale, come volete. È così, senza contare che forse timidamente bisognerebbe anche urlare un po' di più la voglia di eguaglianza, perché sennò io non capisco di che dobbiamo parlare. Allora, per evitare che siamo nel mondo dei sogni, faccio due esempi. Cioè, ma che significa? Significa che se io ho 10 euro da spendere per il sud, non faccio il credito d'imposta, ma faccio la lotta all'evasione dell'obbligo scolastico. E non lo faccio solo per eguaglianza e per un principio etico, ma lo faccio perché sono convinto che così si fa lo sviluppo. Oppure dobbiamo continuare in questa schizofrenia per cui facciamo i convegni e siamo tutti ammirati e d'accordo del fatto che il capitale umano ormai è la leva decisiva per lo sviluppo, torniamo a casa e stiamo in un sistema che puglia un po' meno, ma tassativamente brucia il capitale sociale e il capitale umano, tassativamente lo brucia. Guardate che la media dell'evasione dell'obbligo scolastico, prima c'erano dei grandi esperti, in Italia non è proprio gravissima la differenza nord-sud, è gravissimo il rendimento e ci sono delle zone, delle aree urbane dove ci dovremmo vergognare come italiani, ha deciso di occuparsi del problema Save the Children, che lavorava nei paesi del terzo mondo. Nella provincia di Napoli ci sono dei livelli di evasione dell'obbligo scolastico, diciamo, da terzo mondo. E allora? Se abbiamo qualche soldo, che facciamo? Facciamo finta di fare incentivi alle imprese? Facciamo una strada? No, basta. Basta. Che questo però diventi una frontiera di tipo politico e non di tipo soltanto etico. Aspetta, visto che siamo in pochi, ti
ti faccio parlare male del governo. Ma non ho capito, siccome sono pochi, li puniamo e li facciamo fare tardi, no? Allora, abbassiamo il livello della nostra discussione con una domanda di questo tipo. Allora, come ti spieghi, diciamo, che nonostante una parte importante di questo governo, il ministro in carica, diciamo, sul tema della coesione sociale come fattore decisivo per lo sviluppo economico, ci abbia dedicato una parte della propria attività professionale, di studio, Trigia, ha scritto un libro molto bello sul capitale sociale, come sì, sai bene. Ciononostante compiono delle scelte come quella recente dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Sociale, che puntano a una sorta di ritorno indietro, di neocentralismo, di ritorno fuori tempo massimo, no? Spesso lo ricordiamo che appena un anno e mezzo fa, due anni fa, facevamo convegni, dibattiti e seminari sul federalismo a cena e a pranzo, adesso invece, diciamo, c'è questo ritorno al neocentralismo. Allora, qual è l'opinione di Carlo Borgomeo sull'Agenzia Nazionale di Coesione voluta dal Ministro? 10 secondi per dire che trovo più interessante come si è comportato su questi temi il precedente governo. Il precedente governo che è stato chiamato per salvare l'Italia, il Ministro del Welfare, dopo 3 giorni che stava seduto lì, intervistato sull'argomento del terzo settore, eccetera, eccetera, dice, sono i migliori del mondo, però, boh, come diciamo i napoletani, scansatevi che dobbiamo sistemare i conti, poi ne parliamo. Cioè, immediatamente è scattata la logica che prima si risana e poi ci si occupa di cose da vacche grasse, di una cosa lussuosa, diciamo, quando uno è ricco si occupa di quello. Su questa cosa qui io sono in dissenso col moderatore, nel senso che l'agenzia non mi spaventa neanche un po', penso che sia una cosa, un aggiustamento organizzativo. Secondo me hanno fatto un errore, perché non si parla altro che di agenzia adesso, di assunzione, di direttore, cioè queste cose inutili, ma comunque non mi pare decisivo. Invece seguiamo sull'altra strada il ministro della coesione territoriale, il quale ha detto una cosa secondo me importantissima, e se ce la fa va bene. Lui ha detto: facciamo i fondi strutturali nei prossimi 6 anni, facciamo 3 cose solamente. Sapete perché è importante che si facciano 3 cose solamente? Perché intanto se si fanno 3 cose solamente può darsi che si fanno, che insomma sarebbe una notizia. Dice: io faccio una cosa e la faccio. Quindi 3 cose. Ma poi soprattutto, se si dice di fare 3 cose, la finiamo di parlare dei fondi europei che fanno tutto, che è stato il grande equivoco, il grande imbroglio, il grande pasticcio del Sud negli ultimi anni. Allora i fondi strutturali devono fare gli asili nido, la sanità, i corsi per cucina, i corsi per parrucchieri, le strade, le ferrovie, gli aeroporti. Ma mica sto scherzando. Sono tutti temi, si incomincia a parlare e poi dice: vabbè, poi ci sono i fondi della regione, con questa strana strutturale, i fondi europei della regione, con questa strana cosa, i soldi ci sono, bisogna fare i progetti veri. Tanti soldi ci sono, tanto è vero che tornano a Bruxelles. Un casino infernale, una cosa totalmente inutile. E la vostra regione è una delle meglio messe, se vi raccontassi della mia, mamma mia, tutto finto. Allora, magari... Allora, io vi dico di più, magari i prossimi 6 sono davvero gli ultimi anni dei fondi europei. Basta. Oppure vogliamo, ci abbiamo in testa un mezzogiorno in cui siamo bravi a dire: no, siamo poveri, per favore dateci soldi. Basta, basta. E incominciamo a abituarci. 3 cose che si facciano e tutto il resto come si fa? Non ci sono più soldi esterni. Non è che è la volta che cominciamo a occuparci un po' di più delle cose alla nostra portata. Non è che incominciamo ad incorporare la cultura della manutenzione che non abbiamo mai avuto, perché il problema era fare un'altra cosa nuova, più grande, più bella. Meglio farla, prometterla. Allora, a me la cosa dei 3 settori esclusivi piace molto per questo, perché così la facciamo finita di fare questo magma e distinto di fondi comunitari, chiacchiere inutili, progettisti che perdono tempo, promesse, ammiccamenti, parlo io con l'assessore, basta, basta, finito. Facciamo 3 cose. Io penso che tra le 3 cose ci debbano essere la scuola e i servizi sociali, prima. Secondo, penso alla mobilità interna, per cui un poveretto come me che oggi doveva stare in Puglia e domani deve andare in Sardegna, cioè era meglio che doveva andare a Monaco, come è noto. La mobilità interna che è importantissima, e terzo io penso alla ricerca. Viene un altro e dice: no, la ricerca no, è più importante quello. Benissimo, sono d'accordo. Togli la ricerca e metti un altro, non aggiungi. Non fai un elenco infinito in cui tutto e fare la lotta per entrare nell'elenco.
come succede adesso. E io mi faccio il consenso con i miei, se sono stato bravo a mettere nell'elenco delle cose che non si faranno, è il mio problema. Basta. Un po' di serietà. La politica è priorità, la politica è gerarchia, la politica è scontro sugli obiettivi, alla cosa alla quale non siamo più abituati. Scusate il comizietto finale. Don Virginio, la tua esperienza nord-sud riguarda, credo, soprattutto nord-sud del mondo, più che nord-sud del... Noi siamo pieni di gente del sud, cioè non andremo avanti senza... Mentre il 90% delle persone sono lì, hanno detto. No, ma lo dico adesso come battuta, ma riprendendo alcune cose che diceva... innanzitutto il rischio dell'assenza di politiche... c'è il grande capitale sociale, anche guardando al sud, nel senso che le reti ci sono, si vedono, quelli che lavorano dentro in quella che impropriamente si chiama società civile, è di straordinaria esperienza. La tenuta sociale del nostro paese è legato a questo capitale sociale. C'è un ammortizzatore non detto che dovrebbe aver restituito, che è quello che sta facendo fatica, resiste, ma non è assistenziale. È il fondamento di coesione sociale, di capacità di sviluppo e di andare avanti rispetto a questo. Il rischio è che tutta questa realtà che si sta impegnando a tenere i legami sociali, a sviluppare comunità, a sviluppare il senso dell'appartenenza, il senso della responsabilità, lo dico in una realtà dove gli egoismi corporativi di chiusura sono molto forti, li trovate evidentemente assistenziali, capaci di aiutare, ma incapaci invece di riportare non quell'aiuto ma quella dimensione di cittadinanza e di reciprocità. E questa è la dimensione politica vera e assente. Noi sul fenomeno migratorio evidentemente dobbiamo imparare da qualche altro paese. Noi nella mia regione non è che siamo così tanto avanti in termini di cultura, che poi hanno segnato anche le vicende politiche. Eppure qui è un fattore fondamentale di coesione sociale, di capacità. Il tema è il rischio di come si affronta la questione della povertà, che questo è il tema, è decisivo. Io ho molta paura, lo dico a Milano, di un grande rigurgito di assistenzialismo, di buonismo e di cronicizzazione della povertà. La sfida è il nostro paese, è un paese che sul tema delle politiche sociali, io lo dico spesso, non c'è nessuna misurazione dei risultati terminali. Conta quante persone assisti, quanti posti letto dai, quante carte SORD dai, quanta quantità. Ma lo sviluppo dell'eccellenza, dell'inserimento per ottenere risultati, che è una sfida competitiva seria, non c'è. Tu sei misurato sulle rette su quante risposte dai. Non c'è una capacità di segnare di cultura diversa, di appartenenza, di inclusione le nostre politiche. Noi a Milano si parla di emergenza freddo, emergenza caldo, quasi che questi siano. Si sviluppano evidentemente tanti interventi di aiuto. Ma la verifica sulle risposte, sulla qualità che poi produce sviluppo, coesistenza, non c'è. E di fronte alla crisi che sta arrivando ce ne si rende conto. Le politiche sociali non ci sono, sono politiche assistenziali di aiuto. Sulle emergenze sono politiche da protezione civile, semplicemente. E questo vale per i grandi questioni. Sul tema degli anziani le solitudini sono forti. Evidentemente per noi, dico da noi, che fa intravedere una società molto più slabbrata. Abbiamo fatto una riunione sugli anziani, evidentemente il nostro Dudu, che è senegalese, che aiuta, dice: noi non riusciamo a comprendere perché la stragrande maggioranza di anziani si sogna che vadano nelle RSA, nelle residenze residenti. Perché vuol dire che chi di noi sogna quando diventa anziano di andare in un ospizio o un istituto? La caduta di relazioni sociali è una caduta che ha dentro l'assenza di politiche dove non c'è aiuto alla povertà, c'è ricostruzione di solidarietà e di legami sociali. E questo ha bisogno che le politiche sociali diventino prime. La nostra regione è drammaticamente la regione che ha diviso il sociale e il sanitario. È la regione dove c'è il sanitario è clinico e il sociale dall'altra, che poi è sociale residuale, sociale assistenziale. Noi abbiamo bisogno assolutamente, per creare sviluppo, di partire dalla coesione, e questa è una questione decisiva, culturalmente decisiva. Anche le politiche avanzate che si dicono progressiste
non hanno nessuna qualità di misurazione. E il tema della salute mentale, della sofferenza, noi su 100 persone accolte che abbiamo, non dimenticate, il più del 40% sono passati dai servizi psichiatrici. E questo riguarda non solo l'immigrato, riguarda il momento nel quale si vive, riguarda la paura sociale che viene alimentata, perché poi non c'è nessuna risposta. E la paura sociale poi frammenta, spezza e impaurisce. Il ritardo è di classi anche imprenditoriali, che sul problema delle politiche sociali sono vecchi, hanno ancora una cultura di sostenibilità delle imprese, che non va nella linea del portare sul territorio elementi di coesione sociale, ma al massimo di assistenza, di separazione. La questione della povertà, di come si lotta e si vuole superare la povertà o ricreare elementi di giustizia sociale, è decisiva come priorità. Certo che se guardiamo il nostro paese, quali sono le priorità di cui si sta discutendo adesso, poi parlano tutti, piangono tutti sui giovani che manca lavoro, altro e così via, poi il condensato della politica in questo momento è l'altro. Noi siamo lì a vivere, ci rendiamo conto la mattina, alle 7:30 di mattina io lì la fila delle persone che vengono, che non sono più solo gli immigrati, certo quelli che arrivano, che chiedono domicilio, perché hanno il permesso di soggiorno solo se c'è lavoro, diventano irregolari e clandestini se non c'è lavoro, e questa è una dinamica forte. Ma abbiamo lì anche le persone, tra virgolette, persone che abitano da tempo. Il tema della casa da noi è drammatico, evidentemente, il tema degli sfratti è forte, incide sulle famiglie, il tema dell'arrivare alla fine del mese, perché gli affitti sono 600-700 mila euro al mese come minimo, e quindi il reddito incide, e sta toccando molto. Ma queste questioni diventano questioni dichiarate sulle quali si apre il grande consenso in termini di immagine, le strategie prioritarie non ci sono, e qui non c'è sviluppo, culturalmente soprattutto, culturalmente in termini di verifica anche di politiche sociali, dei risultati che si producono. Rischia di diventare un'impresa sociale a cui si affida il volontariato, si affida il cosiddetto privato sociale, che deve assorbire una sussidiarietà sbagliata, che è l'esternalizzazione dei processi e una delega forte, e si dimostra l'incapacità di dare delle risposte che invece devono entrare nell'agenda delle priorità politiche come bene pubblico. Dopo c'è un bene partecipato, ma bene pubblico. Il capitale sociale che si esprime rischia di essere sciupato in una logica di pietismo, di assistenzialismo, sul quale poi la grande ricchezza dei capitali arriva col fundraising, con la bontà, col dare delle briciole, e recuperano in sé questa questione di povertà in termini assistenziali. È questo cambiamento culturale che deve entrare profondamente. Grazie Don Virginio. Anche a te capo su questo ultimo tema che Don Virginio ha toccato. Più volte, anche nella storia recente del nostro paese, questo variegato mondo che definiamo privato sociale, terzo settore, è stato spesso indicato come uno dei mondi più interessanti, in cui in qualche modo si potessero costruire paradigmi, pensiamo a tutto il tema del welfare di comunità, della costruzione di comunità, appunto paradigmi di un modello di sviluppo diverso, alternativo. Beh, io, diciamo che come sai, ci lavoro anche in questo mondo. Tutte queste aspettative che nel corso della vicenda ventennale, trentennale del terzo settore del no profit in Italia si sono progressivamente create e poi sono andate spesso deluse, no? Un po' schiacciati dalla crisi del welfare, dall'esigenza di resistere o di sopravvivere con la riduzione delle risorse pubbliche destinate ai servizi. Oppure, come diceva Don Virginio, per un profondo deficit di politica, che spesso, di soggettività politica che spesso contraddistingue questo mondo, in qualche modo queste aspettative, secondo me, ma penso di interpretare un'opinione diffusa, sono ripetutamente andate deluse. Ora, qual è, diciamo, il tuo punto di vista su questa questione? Due riflessioni. La prima, anche nel libro io sostengo che nonostante tanti limiti che si vedono, che ci sono, che loro stessi denunciano, il terzo settore costituisce nel sud una riserva buonissima di classe dirigente, e io invito la politica che vuole rinnovarsi a guardare molto al terzo settore.
pur conoscendo i limiti, quindi è un giudizio relativo. Rispetto ad altri mondi ci sono delle potenzialità e dei personaggi molto forti nel terzo settore meridionale. Rispetto alla tua riflessione ci manca il salto, perché ovviamente si potrebbe parlare di tante difficoltà, una grande difficoltà è la incapacità a rappresentarsi e a darsi delle rappresentanze in modo coerente ed efficace, soprattutto mi riferisco al volontariato in quanto tale, che ha delle punte di generosità straordinarie, ha numeri importanti e ha però una difficoltà a fare rete, a darsi rappresentanze complessive. Il punto qual è però? Secondo me dovrebbe scattare la convinzione di un'area di persone, di esperienze, di reti che fa proprio esattamente il ragionamento che ha fatto Don Virgilio. E cioè, se fossimo convinti che è vero che la gerarchia dei valori è coesione sociale, inclusione sociale per fare lo sviluppo, se fossimo convinti che non va bene che c'è qualcuno che si occupa dello sviluppo e altri che si occupano dei poveracci, che fanno del bene, che fanno della filantropia, se non c'è la cultura che il dono, come ci hanno insegnato dei grandi, è un elemento costitutivo delle relazioni sociali positive, il dono, se tutto questo non c'è, se invece c'è, puramente e semplicemente, il terzo settore si mette a fare politica. Piaccia, è una parola che fa paura. Niente. Significa che quando ci sono delle scelte complessive, cioè come la Confindustria parla di tutto, il terzo settore non deve parlare solo della legge numero tal d'età, non deve parlare solo delle ASL che cosa fanno, non deve parlare solo dei piani di zona, non deve solamente massacrarsi a persa 5 per 1000, che pure è importante, deve dire la sua su una serie di questioni, di più, deve cioè assumere una dimensione politica. Per fare questo, come insegna la storia, non è che si parte dalla migliore organizzazione e poi si fa il salto, no, si assumono gli obiettivi, si determinano delle leadership più forti e si fa politica. Io penso che questo è un percorso, diciamo, assolutamente necessario. Ci sono molte resistenze, perché diciamo chiaramente, in molte esperienze di volontariato soprattutto, un ragionamento come quello che sto facendo io viene pensato come un ragionamento che tradisce la natura del volontariato, che invece è dono disinteressato, basta, non mi interessa di quello che succede. No, invece deve interessare, perché altrimenti non si accetta il ragionamento che è stato fatto da me e molto meglio da Don Virgilio. E cioè che queste questioni del sociale non sono altra cosa rispetto allo sviluppo e non sono una cosa che può essere relegata nella zona dell'assistenzialismo, del buonismo, della filantropia, di tutto quello che vuole. Questo è il passaggio necessario, quindi condivido un giudizio preoccupato, confermo che nel Mezzogiorno invece stanno molto meglio che altri gruppi dirigenti del terzo settore e penso che devono fare uno sforzo, diciamo, molto forte. Sì, io vista loro però provoco me stesso, perché su questo ci credo molto, in questa linea. Noi abbiamo subito, adesso questa è la sfida del cosiddetto terzo settore della società civile. Se in questo momento va nella gestione semplicemente, non pone un problema di natura di cambiamento politico e diventa autoreferenziale su se stesso, non riusciamo a fare un passo in avanti. Cioè a Milano non c'è nessuna realtà del terzo settore in questo momento che non è in cassa integrazione. Io ho i contratti di solidarietà, gli altri ce li hanno. Ma è mai possibile che noi lavoriamo il 90% dei servizi a Comune di Milano sui servizi alla persona è esternalizzato, dato ai servizi. Qui c'è la crisi, non c'è nessun dipendente del sistema pubblico che è messo in crisi, cioè qui c'è un problema evidentemente molto forte. E c'è un problema molto forte perché abbiamo così tanto valutato, quando abbiamo fatto i servizi, li abbiamo fatti perché c'era una voglia di anticipare socialmente, di ricostruire solidarietà. Adesso c'è così tanta fatica nella gestione, i ritardi dei pagamenti, gli altri, che al nord, immaginiamoci al sud cosa succede, che una classe dirigente straordinaria, di gente che vive a Milano a 900 euro al mese, 1000 euro al mese,
che poi vengono controllati dal sistema pubblico in termini burocratici, perché la burocrazia non è scomparsa. Tutta questa classe forte di persone, che è classe politica di grande intelligenza sociale, è costretta a sopravvivere e vivere nella sopravvivenza. La carica politica di cambiamento viene vissuta o come autorappresentazione della propria idealità di partenza, e invece per me il bene comune, la laicità dell'esperienza implica che ti devi mettere dentro e ricostruire coesione sociale e cittadinanza. Allora abbiamo bisogno che questa ricchezza di vivacità culturale, ideale, capace, non deve più trovare il tappo. Io continuo a dire che c'è il tappo dei politici burocratici che non lasciano spazio. Questa è una classe politica, per diventare classe di che non può più essere autoreferenziale per sé, perché altrimenti viene fuori, certamente non più in modo smaccato, ma viene fuori che diventiamo gli esperti dei rom, gli esperti dei tossicodipendenti, gli esperti di lì, e invece la domanda per cui si è dentro è una domanda di cura, di cambiamento, di coesione sociale. La sfida oggi è questa, vale a Napoli come vale a Milano rispetto a questa, e la sfida è ormai di tirar fuori questa classe dirigente, perché se facciamo queste cose partendo dalla povertà dei suoi volti, dalla corruzione che c'è dentro, dal disagio, dall'incrocio della domanda della sofferenza, abbiamo messo in piedi un centro studi sul tema della sofferenza urbana nelle grandi metropoli del mondo, con Benedetto Saraceno che ha seguito per 15 anni l'OMS sul tema della salute mentale, sarà in Brasile adesso a parlare. Viene fuori che comunque il tema delle metropoli, della globalizzazione, della sofferenza, di come si interviene anche risparmiando, perché adesso la spending review è diventata risparmiando veramente, deve arrivare però per dare capacità politica, per dare serenità e coesione. Noi stiamo distruggendo una classe di forza, di mondo vitale, che è assorbito dal tema della sopravvivenza del sistema, si perde la carica innovativa perché si è costretti dentro in questo. Ripeto, e poi chiudo, se a Milano non c'è più nessuna realtà del terzo settore che è in raccordo col comune, che non pratichi cassa integrazione, questo non diventa come dato importante, o contratti di solidarietà. Allora c'è un segnale, eppure gente che sta dentro, che recupera intelligenza sociale, che ha studiato, che fa l'assistente sociale, che lavora, che dentro è volontariato, questa è la classe politica che non trova un canale nel modo col quale si aggregano consenso politico. Però bisogna rovesciare la prospettiva, la lotta alla povertà chiede questo tipo di cambiamento che è urgente proprio per uno sviluppo e per una qualità. La nuova domanda politica di gente coerente, di gente che ha dentro anche il tema degli stili di vita e del modo col quale si vive. Ok, grazie. Abbiamo qualche minuto ancora se qualcuno di voi... Grazie ai nostri ospiti, Don Virginio e a Carlo Borgomeo. Se c'è qualcuno di voi che vuol fare una domanda, io intanto vi dico che i libri di cui abbiamo parlato oggi sono L'equivoco del Sud di Carlo Borgomeo, edizioni La Terza, Sviluppo e coesione sociale, e l'altro è Edizioni Chiare Lettere, Don Virginio Colmenia, Ora e Lavora, La Chiesa che Vivo. Se c'è qualche intervento, qualche domanda... Ah, una cosa che abbiamo dimenticato di dire, importante, a Bari, fra un mese, a metà ottobre, la Fondazione Con il Sud tiene il suo appuntamento annuale. Il tema quest'anno è, lo vuoi dire tu, comunità e innovazione? Sì, facciamo un esperimento, lo facciamo in due fine settimana, l'11 e il 12, e il 18 e il 19, in cui il tema è cultura e sociale per il futuro del Sud. E quindi c'è la nostra, il settimo anniversario della Fondazione Con il Sud e il decimo anniversario del Forum del Libro. Quindi diciamo gli organizzatori di questa manifestazione sono coinvolti anche in quella manifestazione, saranno anche personaggi importanti. Soprattutto noi abbiamo l'abitudine di raccontare moltissime esperienze, alcune delle quali diciamo, richiamano le cose che diceva adesso Don Virgilio. Una segnalo, faremo un seminario abbastanza lungo in cui racconteremo tutti i casi in cui una politica del welfare più intelligente, oltre che avere risultati qualitativamente apprezzabili e veri, determina incredibili risparmi per la cosa. Non lo facciamo, bisogna stare attenti perché non è che si fa per quello, ma è bene che si sappia anche quello. Ci sono dei settori in cui questa grida vendetta al cospetto di Dio.
basterebbe pensare alle rette degli ospedali psichiatrici e giudiziari, è una cosa di cui non si ha idea e li tengono, come è noto, come delle bestie. Quindi faremo una cosa, proprio perché l'ha detto lui prima, faremo una rassegna, non di tutto, ma di molti casi in cui vogliamo provocare una riflessione su questi temi, oltre tante altre cose. Okay, grazie. Se non ci sono interventi, ci salutiamo, appuntamento con l'Ettore in Favola e per domani in questi stessi spazi. Buona serata.